Forse è proprio questa la soluzione in qualche modo, fiorire lì dove si è piantati. A me è sempre questo, questa piantina che cresce ai bordi delle autostrade, eccetera, mi ha sempre dato l'idea che la vita è più forte di ciò che sembra soffocare la vita. Famiglia nel luogo da cui si deve partire, non è il luogo in cui si deve stare, perché la famiglia deve generare libertà, no? Proprio come Abramo diventa veramente adulto, veramente figlio, nel momento in cui lascia, cessa di essere radicato, ma parte, no? Finché era lì era bloccato nelle sue relazioni, nella relazione anche con la terra, eccetera. Ma tutto questo ha un senso più ampio e diventa una fecondità inaudita nel momento in cui lascia parte. No? E quindi c'è un terzo, no? Sì, c'è un terzo che chiama, c'è la vita che chiama e tu parti. Questo è, secondo me, la grande fecondità e la libertà e la salubrità, se vogliamo, delle relazioni. Quella di poterle vivere fino in fondo e pienamente, ma che deve sempre aprirsi a un altrove, a un terzo. Per 8 mesi siamo andati sempre a piedi. Poi la Verdi ci ha cominciato a dare dei copertoni per le biciclette. E abbiamo montato questi copertoni, siamo diventati signori perché avevamo la bicicletta. La bicicletta allora era come la macchina da adesso. E veniamo a lavorare in bicicletta, eravamo meno stanchi, no? E via. Poi piano piano la Verdi ci ha messo un camion. Ci ha messo un camion che faceva il giro dei paesi e ci portava a lavorare ancora meno stanchi. Poi ancora andando avanti ci ha messo l'autobus proprio come quello della città, insomma. Eravamo ancora più signori, no? E via. Insomma, io nella Terni posso dire molto bene. Mi ha mandato al mare, mi ha fatto fare la gita a Venezia, tutto gratuito, 2 treni eravamo allora a Venezia. Le Befane che ha fatto ai figli, fino a una certa età, ma Befane consistenti. Ma io spesso trovo in alcune vite, in alcune storie, un tratto che possiamo chiamare in tanti modi, che possiamo chiamare un tratto di leggerezza, un tratto di trasparenza, quindi di non opacità. E sono quelle storie spesso di persone anziane. Sono storie che hanno fatto un lunghissimo tratto, un tratto che ha permesso loro di sfrondarsi del superfluo, di ciò che appesantiva il camminare. Eravamo 4 persone, mamma era vedova, morto in Francia, papà, che lavorava sempre in miniera, è morto di broncopolmonite, 32 anni. Allora io ero il più grande. Mi sono presentato qui. Ma hanno un senso di gratitudine, no? nei confronti della vita. Per cui questo loro accontentarsi non è una rassegnazione, ma è un succhiare vita anche nelle cose piccole, fino in fondo. E non è un vivere in superficialità, ma è un vivere in leggerezza e in profondità in maniera contemporanea. C'avevo la forza, c'avevo la capacità, la volontà tutto, e il bisogno pure. Allora ho accettato di farmi minatore e invece io mi sono trovato tanto bene. E qui appunto è il fiorire laddove si è, perché c'è un camminare, c'è un andare che è un rimanere fermi allo stesso posto, e c'è un essere lì dove si è che è un viaggio spettacolare, che è veramente un viaggio interiore profondo e bellissimo.
E quando c'è un incidente io mi sono scampato per poco, perché è successo il mattino presto, io entravo in servizio alle 6, invece è successo poco prima delle 6. Se succedeva mezz'ora più tardi mi beccava pure me, c'ero rimasto pure io. Questo me lo ricorderò fino al campo. E si andava giù, sempre con piena fiducia che tutto andava bene. Nel 47 mi sono messo a fare amore. Partiamo da lei, già andiamo al cinema. La madre qualche volta mi si metteva là in mezzo, la fidanzata di là, e io di qua. Insomma, mi rompeva un po' e via. Allora i matrimoni esistevano poco, specialmente nei paesetti più piccoli. Si portava via la fidanzata e poi dopo si sposava dopo e via. Io mi porto via. Se vuoi venire, vieni, e se no dico, io te lascio, perché sta vita non la posso fare, insomma, a miniera. E quando c'è un giorno di libertà andai al cinema e poi manco ci potevi parlare. Allora presi un giorno di ferie e torno al posto dove avevamo deciso di incontrarci. Mezzanotte, preciso. Mattina mamma si sveglia, dice, ma figlio mio, dice, tu ti portavi la fidanzata. Però dice, siamo quattro piatti e basta. Ma eravamo molto poveri proprio, davvero, questo. Beh, dico, andiamo a comprare il piatto. E andiamo a comprare il piatto, la mattina andiamo a fare spesa. Io e mamma e lei la lasciamo lì in casa perché non poteva scappare di casa perché guai, no? E via. A luglio ci dovevo sposare. La moglie si confessa, mi devo confessare pure io, non è che sono atio, insomma, qualche cosa credo pure io. Dice, padre Pio allo Spirito Santo come solito, dice, senti, dice, per chi hai votato? Ah, dico, senti, no? Dico io. Sono venuto qui per fare una confessione matrimoniale, perché sono venuto qui per dire per chi ho votato. Ah, dice, se non mi dici per chi ho votato, dice, io non ti posso assorbire. Ma se ne dico, non glielo posso dire per chi ho votato. Dico, poi, dico, dimmi una cosa, dico, ci sta un partito, dico, che mi dà a mangiare e bere, mi licenzio dalla miniera, dico, io ci vado subito, subito. Ah, dice, questi che discorsi sono? Dico, ma perché lei che discorsi mi sta facendo? Mentre scendo dal confessionario incontro un sacristano. Allora faccio la sacrestà, la sacrestà, dico prepara una ostia sola perché a me non mi serve. E così abbiamo fatto il matrimonio in quella maniera, un po' malincuore, insomma, perché beh, non è stato. E poi siamo andati a casa, mamma aveva fatto un piccolo pranzetto senza poca roba, insomma, io. C'è la relazione con l'altro, ma c'è anche la relazione con se stessi e quindi con il proprio corpo. Io credo che uno degli aspetti fondamentali è l'incapacità di oggi di vivere fino in fondo il limite, che anche la propria corporeità esprime, il modificare il proprio corpo, per esempio, di un corpo che a un certo punto non piace più e che esprime il tempo che passa. 75 più 14? 89. E quindi noi non siamo mai in pace con il nostro corpo, noi siamo in lotta continua con il nostro corpo, un corpo che va camuffato, che va nascosto, che va abbellito, che va esibito, ma che è un corpo che alla fine rischia di raccontare solo la parte peggiore di noi. È come se lasciassi a intendere qualcosa che non sono, allora il corpo diventa una maschera di me stesso. Tante patologie di questo tempo, no? Che hanno a che vedere il corpo, le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, è proprio perché c'è questa fatica ad armonizzare, no? E a stare in pace con il proprio corpo. E mi sono divertito quasi in miniera io, ti dico la verità. Perché quando si entrava non eravamo tanto con. Insomma, però quando si usciva si cantava. Era questa la vita, in galleria era questa. Però certamente che la vita è stata dura, dura. E poi è finita.
Questa è la vita che ho fatto io, non è bella, bella prima. Adesso mi diverto, con i miei 90 anni mi diverto.